cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare. Oggi una sorpresa per gli appassionati di gatti. Sì, sì, sì. E dice Narcisa, sì sì, Narcisa è la mia cara amica, che da anni, no, perché lei ha un contratto con Cinecittà e non vuol farsi vedere, ha ragione. Comunque amicetti, buongiorno gattini, siete bellissimi. Ma come vi chiamate? Miuri, Miuri? Chi lo sa come si chiama, che belli che sono. Amiche carissime, voi che siete appassionati di gatti, avete visto cosa va proposto oggi il vostro Gian Guido? Che sorpresina! Migno, dove vai là? Vai a fare l'alpinista? Oh, che bello! Ieri ho messo in a Porte de Re, fino alla Scinsina. L'ho detto a me nello short. E per non le montavo, quello se un getto attaccato la griglia del zanzano, le cavo dall'altra parte. I gatti sono felini, si arrampicano, è vero, Mieti? Voi siete bravi, andate dappertutto senza problemi, siete giovani alpinisti. Sì. Ma che belli che siete. Io so che ci sono parecchie mie amiche che a questo punto hanno anche le lacrime agli occhi. Ti vedi con le... Belli, belli. Il blu, che cangia qui. Sono veramente belli. Tu dove stai? Piano, di uno dei due mignetti. Bellissimo, curioso, l'altro dietro che gioca, vuole giocare. Se mangia, se morde, si mordicchiano. Se ne fanno tutti. Dai, gioca, fai vedere cosa sai fare, su. Dai, coraggio, e l'altro dove è andato? Andiamo a cercarlo. Conosce la cuoga e righe come suo padre. Sì. Anche in sciala schiena. Ah, non so che vegano. Lisa mi sta dicendo che quella che è inquadrata adesso è una femmina. È già più rossa dell'altro, che è un maschietto, un narciso, è vero? No, sto lì maschio, non è una femmina. Sta là, è lì l'altro? Non in maschio. Eccoli, un po' di pulizia del mattino. Sì. Bisogna essere puliti, mica la ci ho messo una cascettina lì. E la sala ci mancava chi sutta. Non inquadriamo Narciso, facciamo vedere dove la partoriti, fuori. Fuori. Là, in tu, e poi tu dalla messi, dalla l'ho messi lì? Vella, ma prima non di lì, lì in tu bravo, in tu bravo. Ah, in tu bravo. Usci. Due su li hanno fatto. In tu bravo. Una mamma però previdente, perché l'ha fatta a vista. E Narcisa quando è arrivata ha avuto la sorpresa. Sì, l'ho messi lì. È diventata ancora bis nonna. Mia quanto l'ho messo lì in accesso. Poi ve la sala cala del sutta, ti vedi? Ah, ecco, lì del sutta in tu. Sutta, vedi? Che abbiamo messo due cosi. Sarà proprio tua di sutta. Eccoli. La porta sarà tenuta. Va bene, siamo veramente felici. Siamo felici per la mia amica che vedranno i gattini. E adesso guardiamo se riusciamo a vedere la mamma. Sarà in giro. La mamma è andata. Se ne va. Eccolo qua. Ciao ragazzi. Oh ragazze, mi raccomando, c'è un paio di rati sì che sono in campagna. Ecco qua, bellissima con queste striature. Perché suo papà ha in champagne e vede alle macce in scegana. Bellissimi. In tappanza. Bellissimi. Grazie mignetti, saranno contente le nostre amiche, è vero? Ciao, ciao. Un'occhiata al piccolo orto di Narcisa che è da sola. Si mette su pomodori, ha messo le insalatine, stiamo guardando i pomodori adesso. E presto col caldo partiranno. E dall'altra parte, non girarti Narcisa che sennò ti vediamo in faccia, c'è ha coltivato l'insalata, tutte le insalatine. Che bello, brava Narcisa. Logicamente da Narcisa vive in un posto meraviglioso in campagna e questa è un'inquadratura delle sue bellissime peonie. Sempre nel giardino di Narcisa, questo è un bel gruppo di Alstromenia, spero di averlo detto giusto, se no Narcisa mi castiga, mi fa potare gli altri. Ora nel giardino di Narcisa un altro arbusto di Alstromenia
di colore diverso, con la peonia bianca lì vicino. Che bella, bellissima. Questa parte, anzi dall'inizio, questo video è dedicato anche ai bambini. Vedere quei gattini che abbiamo visto da Narcisa, vedere le galline. I bambini forse non hanno mai visto le galline di presenza. A un bambino che era stato chiesto dove nascono le galline, il bambino ingenuamente ha risposto al supermercato, nel senso che lui le galline con la mamma le trovava già belle che spesso. Buongiorno gallina. Buongiorno. Signor gallo. Perché tutti belli non venire a rompere le scatole, sono io il gallo. Stai tranquillo, il gallo sei tu. Ti lasciamo il tuo dominio. Cantate ragazze, su, fate sentire la voce. Gallo, tu stai tranquillo che nessuno fa niente, eh? Non ti veniamo a rubare il posto, non venga a fare il gallo del pollaio io, eh? Ciao ragazzi, ciao ragazze. Fai vedere. Prima di chiudere il video, sperando che sia stato di vostro gradimento, Narcisa mi ha detto, odio in posta rosa. Signori miei, con la fotografia, col video non si possono mandare gli odori. Ma un profumo così nelle rose non l'ho mai sentito. Vi ringrazio, ringrazio tutti gli amici e le amiche che ci hanno seguito. Un po' di natura oggi l'abbiamo vista nella campagna dell'amica Narcisa. Abbiamo visto i gattini, abbiamo visto le galline, bambini, eh? Avete visto le galline che vi siete abituati a vederle a cosce, a fettine, nei supermercati? Vi ringrazio. Ciao, alla prossima, buongiorno. Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone.